Cesare, dimmi. Mi piace definirci critici culinari. Space Valley. Abbiamo fatto il test dell'olfatto, dell'udito, del tatto, ma banalmente non abbiamo mai fatto il test del gusto, che è proprio quello più classico che si fa, ed è anche quello in teoria dove dovremmo essere più bravi. E perché non l'abbiamo mai fatto? È che se falliamo perdiamo di credibilità e la gente si disiscrive. Ma noi, Cesare, non falliremo questa sfida. Pende. Nuove, comode queste, belle. Wow, c'hai la bella con gli occhiali da sole. Io sono una cartone. Ragazza. Cosa ridi, Frank? Scusa. Primo frullato. Io dare prova avrei dovuto calzare con quella. Oddio, ma gli schizzi. Ovunque. Non l'ho fatta a casa. Oddio. No. Poteva andare molto peggio. Assaggiate! Ogni mix di cibo è composto da 5 alimenti. Dovremmo riconoscere all'interno di questa poltiglia tutti e 5 questi ingredienti. Chi ne indovina di più vince. Scoperchio. Io sono sicuro che hanno preso tutti i cibi che io più detesto in assoluto. Anch'io l'avrei fatto fossi stato al posto loro. Grazie. Peperoni. C'è del pesce, secondo me. È molto buono. Sì, è strabuono. Visto che roba. C'è qualcosa di affumicato dentro. Come ci sono i salamini, quelli affumicati. Dici? Peperoni anche io. Acciughe. Anche secondo me acciughe. Non mi copiare però. Ma no, tu mi copi. Ma non è ma dai, Cesare, fatti una vita tua per favore. Semplicemente ho un ritardo nella mente del gusto. So, cioè, beccarne 5 veramente difficile, perché alcuni sapori ovviamente sono più importanti degli altri. Secondo me ci sono anche dei fagioli. C'è qualcosa che dà il pastoso, tipo fagioli o ceci o qualsiasi legume. Peperone, tonno, insalata. No. Hai sparato a casa. Sì, non so cosa dire. Non c'è il tonno, ma ci sono i peperoni ripieni di tonno. Non credo, Cesare. Sì. Hai presente quelli? Ci saranno i peperoni e il tonno. No, quelli, i peperoni, dai, sì, quelli. Sì, ma sono peperoni col tonno, quindi ci sono sia peperoni che il tonno. Cioè, tu lo fai valere come un unico ingrediente? Sì. Ma sei scemo? Sì. Trova gli altri, allora. Allora, dico. Diventano 5 così. Legumi generico, che può essere fagioli e tonno con peperoni. Cosa ridi? È andato alla grande, Cesu. Salamini affumicati, capperi e basta. Peperoni, tonno, cipolla, pane, insalata. Rosso e peperone. È bruttissimo. Ma invece a me piace, sembra una bella salsa. In questo frullato arancione erano presenti taralli pugliesi. Pane? Pane, pane, no. No, ragazzi, no. Ma ragazzi, pane la pizza la pigliano i pugliesi, eh. Sgombro. C'ero col tonno. Pomodori secchi. Ecco, se, vedi, era se l'olietto. Scamorza affumicata. Ecco cosa dava la affumicata. Oh, beh, proprio un bel frullatone rustico mediterraneo, buono. E ultimo, ma non per importanza, il peperone. Ah. Oh. Che quindi ho indovinato solo io perché lui no, ha detto peperone. No, no, te la sei cercata, caro. Te la sei cercata la prossima volta, eh? Vuoi la bicicletta? Adesso pedali. Secondo frullato. Vai con anche il sughetto. Una e due. Con gusto, con stile. Pensaci bene. Mi piace. Sì, sì, tutto, mi piace. Mi sta già venendo su tutta la colazione. Così. Vabbè, tonno però dai. Poi teniamo una fettina da Frank. Oh. Ah, così? Cattivissimo il Frank. Da piangere. Così. Addirittura. Bene. No, non lo usare. No, oddio. Assaggiate. Ho capito che non devo tirar fuori degli alimenti complessi, perché no, non li avranno. Beh, oddio, mai taralli messo. Pugliesi, sì, vabbè, complesso. Tarallo. Non peperoncino ripieno col tonno. Ma quello certo. Non è che è complesso, è che sei scemo, perché erano due ingredienti messi insieme. Ma infatti io l'avrei fatta valere lo stesso. Ma no, no, te la sei cercata, t'ho proprio detto devi separarli. Tu hai detto no. Buon appetito, Cesare. Oh! Oh! Che bella.
italiano. Ma che è dolcissimo. Cioè dell'aceto. Ha una consistenza che sembra di avere in bocca della mucillagine. Allora, c'è cipolla sicuro. Sì, sono d'accordo. Ha proprio tanta. Poi ci sono delle alghe. Che cos'è questa consistenza? Non lo so. È viscido. Forse spinaci. Ma è viscidissimo. Alga spinulina. Ma ho sbagliato duro. Devo riassaggiare per il bene della scienza. Senti, cipolla copre tutto. Ho un ramoscello in bocca. Addirittura? Non ridete! Cos'è? Oddio. Cos'è? Oddio! No, oddio! Le cavallette! Non è vero! Può darsi che ci siano i cetriolini sott'aceto. Io sento qualcosa di proprio più dolce. Formaggio quark. Non è possibile? Perché ridete? Ricottina senza grassi. Sono i pezzi duri. E cosa sono? Cosa sono sti pezzi duri? Ma cosa stai dicendo come pezzi duri? Cos'è? Dici i ramoscelli? Bricioline dure proprio. Non li ho beccate io. Cosa stiamo mangiando, ragazzi? Dai, basta, non lo so. Li ho già sparati tutti quelli che sapevo. Dilli, di i tuoi cinque. Prezzemolo, cipolla, aglio, aceto e ricotta senza grassi. Cipolla, salsa di soia, pane carasau. Nel rutto tu puoi trovare tanti ingredienti. Fidati di me. Prova a ruttare. Capperi. Alga. E ultimo. Che schifo. Nessun altro. Banana. Ci spendiamo? Vai. Oddio. Sembra vomito. No, dai, ditemi che non ci avete messo dentro del cervello qualcosa derivato di animale. Peggio. No, dai, non è vero. Dai, la trippa. Beh, sentiamo gli ingredienti che sono presenti in questo frullato. In questo frullato erano presenti i seguenti ingredienti: pesche sciroppate. Ho pensato alle pesche. Ma non è vero. Ti ma giuro, vai a spendere. Quando, ma non è vero. Quando ho detto banana, avevo in mente le pesche. Salame. Salame. Erano quelli i pezzi duri, forse. No. No? No, dai. Panna montata. Cipolla. Vabbè. E per finire i pezzi duri, i ciccioli. Buoni ciccioli. Fanno parte della tradizione. Beh, perché culinare. Scusate, fa schifo. Sì, ma pensavo ci avesse messo dentro dei tipo dei testicoli di toro, roba del genere, carne di serpente morta. Ciccioli sono buoni. Terzo frullato. Nick, vai. Usa il tuo cuore. Base di wafer. 1, 2, 3, 4 e 5 del neuf. Te lo taglio io. Saccaglialo. Così con la buccia. La buccia no. Vogliamo togliere la buccia? Sì, sì. Signori, bisogna togliere la buccia. Piccalo dentro. Bravo. Oh, tac. Mi sta quasi ispirando. Non e male, adesso? Non malvagio. Mi te lo apro. Sì. No, no, non fanno, non manchi, non manchi, non manchi, Dario. Assaggiate. Ho un po' paura peggiorino, tipo, diventino sempre più strani e arzigogolati. Non ho il cucchiaio. Neanch'io. È nel bicchiere. È nel bicchiere. Non c'è nel bicchiere. Non c'è. C'è. Ah, l'ho toccato. Beh. Oh! 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 Cos'è? È un sapore fortissimo. Ragazzi, sta di vomito. Si sente una specie di sapore tipo di prugna, che a un certo punto diventa quello che hai in bocca dopo che vomiti, che ti rimane lì. Ti rimane rancido. Sa di rancido. Ah! Sa di rancido di vomito del sabato sera. Misto prugna. Ma c'è la cicuta dentro. Cicuta. È tutto amaro. Mi disturba un sacco questo. No, ragazzi, sto sudando freddo e sto per vomitare. Sto per vomitare davvero. L'ho mandato giù un pochino e mi sta bruciando lo stomaco. Ma cosa c'è dentro? Ce l'ho qui. Ma davvero sa di vomito? Come avete fatto a ricreare il sapore perfetto del vomito? C'è del cioccolato amaro dentro. Scorza di arancia. Patate, prugne, cioccolato, tachipirine. E mi vengono i peperoni su, quelli del primo. Penso sia fallimentare a questo punto. Poi no, l'ho nemmeno mandato giù. Ma immagino se si facesse davvero così. Critici culinari che iniziano a ruttare. Pasta fresca. Miele. Cicoria, scorza di arancia e cioccolato fondente.
Non lo voglio sapere. No, non dirlo! Erano presenti i seguenti ingredienti: gorgonzola. Eppure dovrebbe essere bello intenso, ma forse la punta d'aspro di vomito era la muffa. Wafer al cioccolato. Bello. Cioccolato. Bello. Prugne. Se! Come hai fatto per caso? Subito, proprio il primo sapore che ho sentito dalle prugne. Lo stimolo. E ci siete andati vicino. Pompelmo. Ah, ma dai, va bene, dai, abbonato, Giannini, la stessa famiglia. No, no, no. E ultimo, il miele. Su! Ma come fai? Non lo so, ragazzi. Cioè... Adesso! Meritati. Meritato. Applaudite anche voi a casa. Banchettiamo un po' per toglierci il sapore di acido gastrico che abbiamo in bocca dopo quest'ultimo taste test. Io banchetto a voi pugliesi, che mi state molto simpatici e siete i nostri fan numero uno. L'esperimento mi piacerebbe dire che è riuscito, cioè siamo dei critici gastronomici validi. Sì. Quanti ne indovinate? Ne indovinati 4. Cesare invece? Cesare ne ha indovinato 1. No, oh. Adesso basta, oh. Mi sono rotto le balle. Avrete finalmente capito che dovete dar retta a me, non a lui. Lasciate un bel mi piace sotto questo video. Arriviamo a 30.000 mi piace per fare un secondo episodio. Per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video, seguiteci su Instagram. Il nostro account si chiama Valle Spaziale e l'avventura continua su Around the Valley. Arrivederci. Vado a vomitare. Oh, oh, rissa, rissa. Rissa, rega, rega, rissa. Oddio, si picchiano! Oddio, rissa! Rissa! Si stanno picchiando, rissa! Oddio! Frank! No, non è successo nulla! Aiuto!